Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Vi sono anche giorni radiosi nella vita, momenti di esaltazione, occasioni di festa, di spensieratezza, ma i giorni feriali sono sempre di più di quelli festivi. La vita è un cammino in cui si sperimenta più spesso la fatica di arrancare che la soddisfazione di fermarsi a guardare i panorami. Sbaglia tuttavia chi pensasse al cristianesimo come a un'avventura faticosa e snervante, ma non è meno sbagliata l'idea che la vita è un'avventura tutta allegra e spensieratezza. Magari ci fossero soltanto gioie e gratificazioni, ci sono anche tribolazioni, tappe o stagioni di oscurità in cui è come brancolare nel buio, nella nebbia. Tant'è vero che, soprattutto in quei momenti, ognuno si chiede, faticare, soffrire, ma c'è un senso, c'è un risultato per cui valga la pena affrontare tutto questo? Tutti si pongono questi interrogativi. Non tutti trovano le risposte, anche perché le risposte ce le può dare qualcuno che vede oltre il nostro orizzonte. Qualcuno però al quale occorre dare fiducia. È per questo che Gesù, come ci riferisce il Vangelo, porta Pietro, Giacomo e Giovanni su di un monte. Anzi, potremmo dire, è per questo che Gesù, prima di condurci a Gerusalemme ad affrontare la Pasqua, ci guida sul monte e si trasfigura davanti a noi, per assicurarci che la Via Crucis, la sua, ma anche ogni nostra Via Crucis al suo seguito, sfocerà là dove non c'è più lutto, né sofferenza, né affanno. La sua trasfigurazione è un anticipo, un assaggio della Pasqua che verrà. Sempre, a dire il vero, il Signore ci dà qualche anticipo, qualche piccolo assaggio di quella pienezza di vita che ha preparato per noi. Ma sono momenti rapidi, sono sprazzi di luce che vengono e passano presto. Pietro e gli altri avrebbero voluto rimanere là su quel monte, ma Gesù li invita a scendere con lui. Torniamo alla vita. La Pasqua di risurrezione verrà, ma prima c'è il deserto, la croce, il Calvario. È lungo il tragitto. E dove troviamo la forza per restare in piedi e camminare fino al traguardo? Nella parola di Dio. È a questo che allude l'invito che risuona su quel monte. Questi è il figlio mio prediletto, ascoltatelo. Ascoltatelo. È la parola sua che ci tiene in piedi. Le prove che il cammino ci riserva è quella parola che ci consente di superarle. È questa la luce sicura che non viene mai meno. Traiamone le conseguenze, allora. Occorre amare la parola, o meglio, occorre amare quel Dio che la pronuncia per noi, con tutto il cuore, l'anima e le forze. Allora è possibile andare avanti con fiducia, anche quando c'è da arrancare e da faticare. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.